a differenza delle altre gare, primo e secondo tempo con quella parentesi attorno al nono minuto, però direi che l'Aquila meritatamente ha portato a casa una vittoria importante che vi prepara a un derby durissimo come quello col Chieti. Sì, dai, ma non è stata facile, cioè, l'avevo detto, lo dirò sempre fino a quando magari ci starò. Partite facili in questo campionato non ci stanno. Siamo stati bravi magari il primo tempo a... Avete creato tanto, mister, sì, 4-5 occasioni. Forse il difetto, quello di Senigallia, appunto, non aver subito raddoppiato. Forse sì, però con i Secco e Manz va da nessuna parte. Secondo tempo siamo stati pure fortunati. Sì. Perché se magari Liseni avesse pareggiato, dovevamo fare un altro tipo di partita. Diciamo che a compensazione di quello di domenica, oggi ci è venuta un po' a favore la fortuna e quindi abbiamo vinto meritatamente. Lo potevamo fare prima, però bravi tutti, bravi ragazzi. Io l'avevo detto, i ragazzi mi seguono in settimana, cerchiamo di migliorare partita dopo partita. Oggi abbiamo vinto meritatamente e quindi si pensa a domenica prossima. Mister, l'ha detto in settimana, soprattutto in conferenza si parla di mercato perché il periodo ovviamente è quello, ma io mi fido dei miei, mi fido di quelli che ci sono e io devo dire, e non lo dico perché ovviamente è un giocatore che stimo, la partita di Belloni oggi è stata sontuosa, ha fatto reparto spesso e volentieri da solo, bravo in occasione del gol e poi sul raddoppio di Banegas la lucidità giusta di un centro boa per servirlo con gli occhi posteriori, ho detto in cronaca. Sì, sì, ma Belloni, Banegas, come hai detto tu, questi ragazzi è da quattro partite che non sono Belloni, Banegas, Misuraga, tutti quelli che giocano, ma noi... Anche Michelin, ovviamente, anche, nell'occasione... Anche chi entra dalla panchina, noi alla fine siamo un gruppo, è normale che adesso tu parli di mercato, è normale perché il periodo è quello. Noi, ma ne parlerai anche tu, Michele, ovviamente. Sì, no, ma noi... Sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo dove intervenire, sappiamo le caratteristiche di quelli che dobbiamo andare a prendere se dovessimo riuscire a prenderli, perché non è mica facile. Cioè, noi sappiamo però il mercato di dicembre è sempre difficilissimo, sono contentissimo di quelli che ho, naturalmente se dovessimo trovare l'innesto giusto saremmo più contenti. A proposito di innesti, Barberini appena arrivato subito in campo, Scognamiglio è entrato negli ultimi 5-6 minuti, ecco, cercate quei giocatori lì che abbiano la volontà, la voglia e soprattutto la capacità tecnica e tattica di compensare qualche difetto che naturalmente hai dovuto trovare durante il tuo percorso. Sì, no, ma come Scognamiglio, Barberini, noi li abbiamo scelti perché siamo consapevoli che nel nostro mosaico, diciamo, sono giocatori ideali con delle caratteristiche che servono a noi e sicuramente anche quelli che verranno avranno delle caratteristiche sicuramente che servono alla causa dell'Aquila. Poi è normale di qui a dire che li prendiamo, non è facile. Stiamo facendo bene, sono contento di tutti. Lasciami ringraziare pure, siccome io sono arrivato, lo staff, vabbè, i due li conoscevo. Sì. Lambertini lo conoscevo, ma non ci avevo mai lavorato insieme. Lasciami ringraziare pure lo staff, perché non è solo De Feudis o i giocatori, ci sta uno staff, ci sta il magazziniere, ci sta tutti, perché da quando sono arrivato si sono messi tutti a disposizione, quindi il merito non è di De Feudis o della squadra, ma è di tutti. Possiamo però dire che quella di oggi, Michele, a prescindere poi dal risultato, è la gara più importante che guardando ovviamente al futuro, cioè al derby di Chieti, dell'Angelini, dà più certezze, soprattutto a livello mentale. Sì, ma a livello mentale noi usciamo con delle certezze anche da domenica scorsa da Senigallia. Cioè, se tu vai a vedere le partite nostre, le squadre che abbiamo incontrato, hanno fatto quasi tutti i risultati, perché il Castelfidardo ha vinto di nuovo oggi, l'Ancona ha vinto tre partite consecutive, il Senigallia ha pareggiato al 94esimo con l'Atletico Ascoli, l'Isernia è una squadra che ti impegna fino alla fine, anche sul 2-0 ci ha impegnato, quindi cioè noi dobbiamo essere, t'ho detto, abbiamo una qualità medio-alta, a parità di determinazione magari la spuntiamo, ma non possiamo prescindere dalla determinazione e dalla voglia. Questo lo stiamo mettendo in ogni partita e i risultati si vedono.